Questo è Mario Rigoni Stern, uno scrittore solitario. È l'autore del Sergente nella neve, che lo rivelò quasi 15 anni fa. Di quel suo libro, che fu una sorpresa, Elio Vittorini disse una piccola anabasi dialettale. Rigoni Stern ama la vita semplice, gli spazi aperti, storie di cacciatori, di cani, di montagne. E tutto questo con lieve e sincera poesia. Tutti gli uomini sentono la necessità di un luogo dove andare, dove ogni forma e ogni spazio ha una funzione precisa. Un posto, insomma, dove si è in armonia e si sente di partecipare alla vita più che in ogni altro. A volte, presi come si è da oggetti e cose, accessori o inutili, non ci si rende conto dell'importanza di questo porto, che non si deve identificare come una base di arrivo o di sosta, ma di vita. La baita, intendo. La baita che diceva l'alpino Giuanin nella steppa in Russia. Gheri Verema baita. Potrebbe essere anche no un appartamento lussuoso, o una baracca, o anche una casetta, o un condominio, una villa, con attorno le cose di tutti. Una strada, un albero, una via tumultuosa, un pezzo o uno slargo di cielo, o muri di altre case, o montagne, campagna, fiume, mare. Se uno di questi è il tuo posto, te lo porti dentro anche quando non credi. Anzi, quando non credi di vederlo e ne sei lontano, ecco che improvvisamente ti riappare preciso nella memoria, con ogni particolare, con particolari che pensavi d'aver mai visto. E dove ti trovi ti guardi attorno come per cercare quel tuo posto che ti manca e senti che lì non è. Ti domandi allora, perché sono venuto qui? Perché ho cercato di evadere se cerco quello che ho lasciato? Per necessità o per capriccio mi allontano anch'io qualche volta dal mio posto. Prendo la corriera e scendo in città e da lì con il treno arrivo sino a Roma o a Milano o a Torino. Incontri con gli amici, qualche volta a teatro o al cinema o al concerto, librerie, inviti a cena. Ed ecco che ad un tratto tutto scompare e mi appare davanti il mio posto, vivo. Molesto anche in quel momento e luogo e vorrei allontanarlo da me perché credo non mi lasci libero. Quando arrivo in una città sconosciuta o dove non ho amici, mi sento solo e pauroso come un bambino sperduto. Attraversare la strada mi terrorizza. Per chiedere un'informazione a un vigile o a un passante, non riesco a formulare esattamente la domanda e le parole si impastano in bocca. Il traffico, l'odore, le vetrine, il viavai delle persone come formiche mi frastuonano la testa. E solamente un albero, un cane o un uccello mi danno un po' di sollievo. Qualche volta anche gli sguardi della gente, ma sono rari, molto rari. Diventano sempre più rari gli sguardi di chi ti fa sentire fratello. Resistono ancora nelle donne e molto di più nei bambini. Non più di 3 giorni riesco a vivere così e poi ritorno nel mio posto, nella mia baita come a un rifugio. A volte mi chiedo se ciò è giusto. Se il mio non è egoismo o vigliaccheria, o se è un vivere da imboscato. Penso alle fabbriche, alle catene di montaggio, agli uffici come cliniche, alla civiltà dei consumi. Mi rispondo che con i miei racconti cerco di dare agli uomini quello che hanno perso, il senso della natura, e che in questo modo, scrivendo come scrivo, aiuto loro a vivere. Ricordo le lettere dei miei paesani emigranti e il loro abbraccio quando rientravano al paese dopo tanti anni. Se tu sapessi cosa sono per noi le tue storie. Scorro le lettere dei ragazzi che leggono il sergente nelle scuole e i loro disegni ingenui e i loro temi dove è così manifesto il loro amore per tutta l'umanità. E allora dico, questo è il mio posto. Più di tutto lo sento quando ritorno. La strada è sempre quella di quando venivo dai primi timidi viaggi in pianura, o in licenza di quando ero soldato, o dalla guerra. Una strada che migliaia di emigranti hanno sceso per partire coi bastimenti da Genova o da Trieste, che migliaia di soldati hanno salito tra il 15 e il 18 per morire su queste montagne. In antico era una mulattiera selciata.
cent'anni fa una carrareccia polverosa. Poi si affiancò il trenino a cremagliera. Ora è asfaltata, larga, veloce. Ma anche l'emigrante che ritorna dopo 60 anni di Australia la ritrova. È lì, dove una valle si apre e la pianura finisce. Sale per tornanti sulla costa del monte. Una casa che ricordi abitata è ora abbandonata e dirotta. Un pascolo è diventato bosco. L'osteria dove si fermavano i mulattieri è ora ammodernata e con il belvedere. Più su il ceduo sta per venire sopraffatto dall'alto fusto. Ogni punto, ogni angolo di paesaggio, ogni taglio di cielo ti sono noti e segui il mutamento ogni volta, notando qualche cosa di nuovo sopra l'immutabile e l'antico. I primi paesi sulla montagna, campanili che conosci, visi noti, cani che potresti chiamare per nome. Alla curva i blocchi di marmo rosso pronti per essere caricati. Laggiù in quelle cave ci sono l'Angelo e il Piero, due fratelli che erano prigionieri in Russia. Questi camion sono caricati con i legnami tagliati dal Nardi e dal Carlo. Questo fieno che ha dentro il sole dell'estate verrà dai prati del Cristiano. A ogni fermata viene scaricato e caricato il sacco della posta, il filo che tiene legato questo posto con gli emigranti, i soldati, con tutti quelli che sono in giro per il mondo e che qui hanno tutto. Guardi anche se sono appese epigrafi nuove e chiedi chi è morto. Il più delle volte è sufficiente dire il nome. Chiedi anche se in questi giorni di tua assenza si è sposato qualcuno. Quando sei via ti accorgi di vivere la vita assieme a tutti e che nessuno ti è estraneo, nemmeno quelli che non saluti per qualsiasi ragione. Sei arrivato. Senza accorgertene, già da un po' eri in piedi vicino alla porta. Saluti i tuoi compagni di viaggio, l'autista e il fattorino, e scendi dalla corriera. Attraversi il paese. Un tassì, un camion, un carretto con il cavallo, una motoretta, è tutto qui il traffico. E dopo il frastuono della città tutto ti sembra silenzioso, perché ben distingui le voci dei ragazzi che giocano il pallone davanti alla chiesa, il canto degli uccelli, uno dall'altro. E tutto questo che prima ti sembrava rumore, ora che torni dalla città frastornante ti sembra silenzio profondo. Passando per le vie guardi le porte delle case. In ognuna sai chi abita. E se vedi qualcuno saluti con effusione. E con effusione ti rispondono, come se tu ritornassi dalla luna. Hai fatto viaggio? Come? Così lontano sei andato? Com'era il tempo? Fa caldo anche qui. Vai di buon passo per i 3 chilometri che ti separano da casa. I prati incominciano ad essere falciati. Le mucche sono nei pascoli. Saluti un cane che ti abbaia festoso. Ciao, Brin! Al crocevia della contrada, sedute vicino a un orto, 3 bambine giocano alle mamme, con 3 bambolotti in grembo. Sembra un quadro di Renoir. Buongiorno, signore. Sono buoni i vostri bambini? Sono cattivi oggi, non vogliono dormire. Avranno male alla pancia. Dategli la camomilla, guardate, ce n'è qui attorno all'orto. Le bambine ridono divertite fra l'imbarazzato e il serio. Le saluto. Rispondono, ciao Mario. E quando mi sono un po' allontanato, la più ardita mi grida ancora, ciao Mario Stern. Questa che ora abbaia è la mia cagna. Questo che mi corre incontro attraverso il prato è mio figlio. Quella che mi aspetta sulla scala è mia moglie. È tutto qui. Avrò da accatastare la legna, da scrivere un racconto, da zappare l'erba dalle patate, da leggere i racconti di Chekhov. Tante cose ci sono da fare in questo posto.